Carissimi, pace, pace del Signore a voi tutti, una buona giornata. Questa mattina, 17 marzo, leggeremo con l'aiuto del Signore nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, al verso 30. E Gesù che parla e che dice: Ora, se Dio avesse in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o oh gente di poca fede? Queste parole, tratte dal discorso, dal sermone eh, sul monte di Gesù, ci parlano della sollecitudine intesa da un punto di vista biblico come un atteggiamento ansioso, uno stato di preoccupazione e di affanno che si manifesta nella vita del credente, ma più in generale di ogni uomo, in relazione a qualcosa o a qualcuno. Spesso ciò cui ci si attacca è solo temporaneo, passaggero e ci dimentichiamo che ci sono cose molto più importanti, sicuramente cose durature ed eterno. Eh, perciò Gesù pone alla base del suo in insegnamento l'esortazione ad osservare gli uccelli del cielo, i gigli della campagna e presenta questa realtà ai suoi discepoli affinché essi possano comprendere che il Padre celeste che ha tanta cura per eh, cose minime ha a maggior ragione cura di coloro che sperano e confidano in lui e che quindi per grazia sono suoi figli. La sollecitudine dei pagani è quella di avere lo sguardo alle cose che si vedono, ma i discepoli di Gesù dobbiamo guardare alle cose che non si vedono, a quelle eterne, a quelle spirituali. E questo perché abbiamo ricevuto la promessa del regno dei cieli ed è in relazione a ciò che noi dobbiamo riposare sulla certezza che Dio è colui che provvederà, come dice Paolo, in modo splendido ad ogni nostro bisogno. Eh, L'oggetto quindi primario dell'interesse e delle cure di ogni vero credente non deve essere più questo mondo come fine a se stesso, ma il cielo. E per questo motivo, durante la vita terrena, come credenti, dobbiamo mirare alla realizzazione del regno e della giustizia di Dio. Eh, se una preoccupazione deve possedere la nostra vita, questa deve essere quella di veder realizzato il regno di Dio nei cuori degli uomini. Eh, la conquista dei beni eterni è sempre vista in una prospettiva futura, e per questo può sembrare difficile da. Uh, realizzare, ma il Signore Gesù ci ricorda che per oggi, come per ogni giorno, il Padre celeste ci provvede di che vestire, di che mangiare, e allora è preferibile essere solleciti per le cose eterne, quelle che riguardano il regno di Dio, in modo da avere l'approvazione del Signore piuttosto che lasciarsi prendere dall'ansia per le cose di questa terra che ripeto sono passeggere. È vero, delle volte veniamo meno nella fede, infatti Gesù definisce eh, uomini di poca fede coloro che si preoccupano di queste cose. E dobbiamo chiedere perdono al Signore perché... Il Signore è rimasto fedele, ha sempre provveduto ai bisogni di quelli che confidano in Lui e dunque dubitare, farsi prendere dall'ansia è qualcosa che non è giusto nel cospetto di colui che non ha mai deluso quanti confidano e sperano in Lui. Ed da questa mattina vogliamo prendere proprio questo impegno. L'impegno innanzitutto a non farci prendere dalla sollecitudine, dall'ansia, che è qualcosa diverso dalla. Normale preoccupazione che ci spinge a programmare le nostre attività e a mm, cercare di eh, poter eh, avere il meglio per la vita nostra e di quelli che ci sono cari. Eh, e vogliamo invece avere la preoccupazione per le cose relative all'eternità, in modo che. Se il Signore ci dovesse chiamare o se il Signore dovesse tornare eh, per rapire i Suoi figli, noi possiamo essere pronti e possiamo essere trovati da Dio con un cuore che ha una giusta prospettiva. Eh, Gesù raccontò la parabola, la parabola di un ricco definito stolto, il quale aveva soltanto una prospettiva terrena. Tant'è che quando vide eh, i raccolti crescere si preoccupò di costruire nuovi granai, si preoccupò di mettere a posto questi raccolti, eh, si preoccupò di garantire eh, cibo e bevande all'anima sua per molti anni. Dimenticandosi però che la sua vita era qualcosa di legato a un filo, tant'è che dopo aver realizzato questi granai, dopo aver pensato di essere ormai a posto o per molto tempo, si sentì chiamato dal Signore il quale gli disse: Stolto, l'anima tua questa notte stessa ti sarà ridomandata e quello che hai preparato di chi sarà? Così aggiunse Gesù e di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Signore, ci aiuti ad essere ricchi in vista di Dio, a farci dei tesori nel cielo e non su questa terra, perché quelli che ci facciamo per il cielo saranno eterni, ma quelli che sono di questa terra dovranno essere per forza di cose lasciati. E, è vero, viviamo in un tempo di grande confusione, di grande incertezza, ma preoccupiamoci soltanto di vivere nel timore del Signore perché Dio non mancherà di provvedere il necessario e di aiutarci ad andare avanti giorno per giorno. Ancora oggi la grazia di Dio sia con tutti quanti noi e la sua pace possa riposare sulle nostre vite affinché possiamo camminare dignitosamente onorando e servendo il nome del Signore. Dio ci benedica insieme.